Siamo a Parma. Spaghè nasce da un'esigenza che mi ha sempre affascinato, che è quella della ristorazione del food. Però volevo appunto creare un qualcosa che era diversa dal classico ristorante o dal bar o dalla pizzeria a taglio. Quindi ho deciso con tante difficoltà di seguire un format da me ideato, non inventato. Ho mirato al monoprodotto, agli spaghetti appunto, che è il piatto tipico del Made in Italy, dell'italianità. Molta follia deve essere alla base di quelle che poi possono essere le strade intraprese. La paura di sbagliare è tantissima. Posso dire oggi che qualsiasi progetto, qualsiasi idea deve essere realizzata, perché non esiste un'idea che nasce già ben definita. Non esistono idee vincenti, esistono le idee. Le idee devono essere create, attuate e nel corso migliorate, perché un'idea buona non parte subito. Al mattino mi accorgo che se è una buona giornata o una cattiva giornata, come mi sveglio. Di solito non vedo l'ora di svegliarmi, non sono uno che dorme tanto. Non vedo l'ora di svegliarmi perché quello che andrò a fare mi piace tantissimo. Ma mi ritaglio sempre, in qualsiasi giornata mi lascio sempre 2 ore libere per nuotare, perché è lo sport che mi piace di più. È uno sport solitario, quindi ti aiuta anche a pensare, a focalizzare. Stacco dal lavoro, però penso ancora al lavoro, penso a soluzioni possibili. Mi aiuta molto a prendere delle decisioni che possono essere pesanti o comunque possono crearti della pressione anche a livello fisico e mentale. Cerco di trasmettere questa mia energia alle persone che lavorano con me. Sono tanti i momenti difficili che si incontrano attività lavorativa dal punto di vista imprenditoriale. Sei il primo a dover rispondere. Confido molto nei miei collaboratori. Ognuno di noi è fondamentale. Penso che un leader deve ragionare in questo modo qua. Non da capo, ma da leader, appunto. Far coincidere la vita lavorativa con la vita personale, privata, diventa sempre complicato. La mia compagna mi appoggia tantissimo. La vita è una, e quindi rischiate, tentate. Se avete un'idea, fatela. Poi diventerà bella, buona, la vostra. Tanti vi diranno no, tanti vi diranno cosa fai, ma ognuno ha la propria visione. Nessuno può piegare le ali della propria libertà